Buongiorno, argomento avvocati incapaci e negligenti. Amici, è importante quando avete un problema e vi serve l'avvocato di rivolgervi a quelli bravi. Quelli bravi costano, ma è importante la scelta dell'avvocato perché io personalmente sono incappato in due avvocati, entrambi cugini, brave persone, per carità. Mangiunati, forti, avvocati negligenti e incapaci. Alla fine, praticamente tutti i loro errori li sto pagando io personalmente. Voi dovete pensare che avendo io denunciato questi avvocati, entrambi, per negligenza e quant'altro, uno di essi addirittura ha pubblicato, come dire, una gioia che è una denuncia che avevo fatto nei suoi confronti, perché non entro nel merito, ma possibilmente un giorno la racconterò. Allora lui ha esultato per l'archiviazione della procedura penale. Io personalmente sono contento che gli è stata archiviata la procedura penale, ma ciò non esclude che posso agire io nei suoi e nei loro confronti, così come sto facendo, come procedura civile di risarcimento danni. Ma poi questo soggetto è talmente imbranato che non sa che io posso fare il reclamo al decreto di archiviazione e non sa se addirittura l'ho fatto. E addirittura esorta ed è felice perché, come dire, visto che sono una casta e si proteggono da loro e hanno qualche amico purtroppo nella PG, tra i magistrati e come dire, lasciano trasparire come se io ora dovessi subire, come dire, delle ripercussioni giudiziarie che mi fanno controlli di tutti i generi, ma io di qualsiasi controllo, verifica, ha 20 anni che mi controllano e verificano perché sono presidente regionale di un'associazione di categoria, rappresento un'associazione dei consumatori, ho fatto tante denunce importanti, di che cosa mi devo preoccupare? Visto che sono, come dire, un soggetto controllato e verificato da sempre e da anni. Quindi, quando scegliete l'avvocato, sceglietelo bene, perché l'avvocato è come che vi state affidando a un dottore. Se il dottore sbaglia la medicina, quindi l'avvocato è importante. E il bello che all'inizio che avevo conosciuto uno dei due cugini, mi ricordo un episodio che mi raccontò mio padre, mi dice, è tornato bianco bianco e raccontò che aveva sbagliato la causa al cliente ed era bianco bianco perché dice, ma ora come faccio? E quello era un segnale che noi dovevamo capire, minchia, che bisognava scappare. Buon relax, saluti da Acitrezza.